Do you ever feel a breaking down? Do you ever feel out of place? Quest'anno abbiamo superato tutto. Bella organizzazione, il dramma di mio figlio ha fatto cose in grandi. Sono contentissimo, speriamo che continuiamo per parecchi anni. Patrick, gara di casa, oggi bisogna dare tutto. Beh, oggi ovviamente cercheremo di fare il massimo e di portare a casa la vittoria per questa giornata. Ovviamente si corre in casa, quindi bisogna fare il possibile per vincere. Francesco, corsa dura, oggi puoi dire la tua. Sì, oggi è una bella corsa, molto esigente soprattutto anche per i circuiti, anche per il caldo. E vediamo come si metterà a evolversi della corsa. È una corsa a cui teniamo particolarmente e daremo il tutto per tutto sicuramente per avere un ottimo risultato. Che tipo di percorso vi aspetta? Beh, alcuni giri pianeggianti con un giro finale in cui si farà parecchie selezioni con la salita. La più bella categoria che esiste. Juniores è veramente una bella categoria. La stessa età, certo che in questo periodo fa le partite 2:30, sono veramente eroi. Però è una bella gara, una gara che Coratti ha voluto, oltre alla squadra fa delle cose fatte bene. Diciamo che questa gara è la ciliegina sulla torta, dai. Io Umberto lo conosco da 20 anni, ho visto crescere Simone e speriamo che duri, perché in questo momento è veramente duro andare avanti, ma questo sia Simone, sia il padre, sia la moglie, sia la mamma, sia tutti hanno una grande passione. Luca, gara durissima, gara prestigiosa, oggi bisognerà dare tutto. Sì, oggi mi sono allenato sul percorso, è una bella gara, impegnativa, e oggi sarà condizionata anche dal caldo e ce la metteremo tutta. Matteo, oggi corriamo a un passo da casa tua, tu hai già vinto questa corsa ed è esordiente, oggi grandissima pressione. Sì, oggi proveremo a replicare il successo di molti anni fa. Ci metteremo tutta, siamo molto affiatati con la squadra e proveremo a fare selezione in salita. Fazio Scotti, che meraviglia una gara per Juniores nella tua Roma. Beh sì, una buona gara, ottimo organizzatore, Coratti veramente sta facendo bene, segue la squadra, è un buon team, organizza, quindi questo fa piacere perché comunque a noi tecnici serve poi pescare in queste categorie. Adesso siamo già ai piedi per l'inizio della stagione di cross, stiamo valutando qualche atleta polivalente, quindi riusciremo anche a pescare, abbiamo visto qualche atleta che anche ha dimostrato di vincere anche su strada e quindi... Ieri eravamo a Genova per i campionati nazionali di cross country e oggi abbiamo onorato questa corsa. Ultimi attimi prima del via della terza edizione del Memorial Francesco Coratti e Santaroni, terzo trofeo barra scacco, gara riservata alla categoria juniores ed organizzata dalla team Coratti, che si disputa presso la borgata Pinocchio alla periferia di Roma. Saranno 18 le squadre al via per un totale di 101 partenti che si affronteranno sul tracciato davvero interessante disegnato da Simone Coratti e i suoi collaboratori. Il percorso prevede un primo circuito breve di 12 km da ripetere 6 volte che porta fuori dalla Casilina in direzione Prenestina per poi rientrare in direzione del traguardo. E un circuito finale di 26 km con salita verso Fontana Candida, Monte Porzio Catone e Monte Compatri per poi affrontare proprio il GPM e la finale nella Casilina verso la carrozzeria Coratti, dove è posto l'arrivo. Intanto abbiamo visto Simone Coratti abbassare la bandierina del via, partenza anche quest'anno
di fronte alla Barra Scacco, uno dei più conosciuti e frequentati di questa zona di Roma, al via ovviamente il team Coratti guidato dal direttore sportivo Tarcisio Saccucci, con la supervisione di Pierluigi Terrinoni, colui che proprio in questa formazione ha tirato fuori atleti del calibro come Valerio Conti e Simone Sterbini. Al via della prova, questa gara che stiamo per l'appunto seguendo con le nostre telecamere mentre stiamo percorrendo i primi chilometri, con la maglia del team Coratti abbiamo Leonardo Marziales, Dennis Polissena, Lauro Ciavardini, Stefano Ceci, Paolo Rodilossi, Patrick Favaro, Lorenzo Ticconi, Samuele Necci, Marco Lolli, Lorenzo Leoni e Marco Prata. Proprio quest'ultimo abita nella borgata Finocchio e ha già vinto questa prova quando si disputava per la categoria inferiore. Intanto al comando si forma un drappello di 13 unità in cui troviamo molto attivi gli atleti del team Franco Ballerini, Primigi Store, eccoli nelle prime due posizioni del gruppo. Il vantaggio di questo gruppo di 13 atleti è adesso di una trentina di secondi nei confronti del gruppo che comunque sta viaggiando ad andatura velocissima. E siamo adesso proprio in vista del primo passaggio sotto il traguardo, con il drappello degli uomini al comando dei 13 atleti che stanno guidando la corsa dopo 12 km di gara, e il gruppo che si è notevolmente avvicinato adesso accusa un ritardo di appena una decina di secondi. Una situazione quindi in continua evoluzione, vedete alcuni atleti che stanno provando ad evadere dal gruppo in questa fase di corsa, quando praticamente siamo ancora nelle prime pedalate di questa terza edizione del Memorial Francesco Coratti e Santaroni terzo trofeo barra scacco. Anche le immagini dall'alto che ci danno una prospettiva diversa della gara, con un'evoluzione della corsa. Infatti il drappello di testa si è arricchito di diverse unità e il gruppo che vediamo in questo momento nella immagine dall'alto sta viaggiando a forte andatura, dando la caccia agli uomini al comando, che nel frattempo, ci informa il servizio di radioinformazione in corsa, sono diventati 18, quindi si è notevolmente infoltito il drappello degli uomini al comando. Tra coloro che guidano la corsa riconosciamo Antonio Della Vigna, Antonio Morina e Nicolas Vignoli, Simone Innocenti e Yuri Passa del team Franco Ballerini, Paolo Rodilossi, Patrick Favaro e Marco Lolli del team Coratti GM Europa Ovini, Martin Marcellusi e Dimitri Calabrese del Pirata Professional. Questi alcuni atleti che abbiamo riconosciuto qui sulla testa della corsa. Vediamo le maglie del team Coratti nelle prime posizioni della fuga, così come i ragazzi del team Franco Ballerini, quelli del Pirata Professional e gli altri che fanno parte di la testa della corsa, quando siamo nel corso del primo del secondo giro del primo circuito. Intanto secondo passaggio sotto il traguardo ed il vantaggio dei 18 uomini al comando è salito ad un primo e 30. Questo anche lo sguardo dall'alto nelle immagini del drone che ci mostra il passaggio del gruppo in zona traguardo. Eccolo qua il plotone, un primo e 30 il distacco del gruppo, che quindi adesso deve in qualche modo cercare di ricucire questo strappo nei confronti della testa della corsa, dove comunque sono rappresentate importanti formazioni tra le più attese quest'oggi. Tra le varie formazioni alla via ne approfittiamo per ricordarvi, abbiamo già citato alcune, comunque abbiamo il team Franco Ballerini, la Rinascita, l'Unione Ciclistica Foligno, il Pirata Professional, il gruppo sportivo ciclistico Latina, il team ciclistico Campocavallo, il team Stipa, la Gubbio Ciclismo Mocaiana, la Vini Fantini ed ancora il team ciclistico Sant'Elpidio, la Cicli Falgiani, la Leonessa, il progetto ciclismo Sorrentino, la Giorgione ed ancora il team capo di casa. Ovviamente è presente il team Coratti, ma quella è dovere di questi ragazzi essere presenti a questa manifestazione che organizzano in casa, e quindi
sempre davvero molto interessante. Intanto con la nostra sintesi siamo all'ultimo giro. Il gruppo ha ripreso la fuga che vedeva protagonisti i 18 atleti ed è rimasto solo al comando Simone Innocenti. Eccolo qua il velocista del team Franco Ballerini Primigi Store a pedalare in testa alla corsa in solitaria. Non sembra per il momento crederci molto anche lui, non è facile quindi per lui da solo sicuramente chiudere nei confronti e mantenere il vantaggio, scusate, nei confronti del gruppo che a questo punto nel giro finale di 28 km andrà a ricucire con importante velocità in questo finale. Transitiamo proprio anche con il gruppo sotto il traguardo e a questo punto inizia l'ultimo giro per quanto riguarda questo Memorial. Francesco Coratti, Enzo Santaroni, terzo trofeo barra scacco. Lasciamo sfilare il gruppo, siamo davvero nelle battute calde di questa manifestazione organizzata dal team Coratti. Eccoci qua con le immagini. Intanto qui inizia la salita finale dove è posto il Gran Premio della Montagna e vedete che si sta per esaurire l'azione di Simone Innocenti, ormai in vista di essere ripreso da parte dei più immediati inseguitori. Anche il gruppo transita dalla nostra telecamera, gruppo che ormai è vicinissimo alla testa della corsa, il gruppo che come vedete è in lunga fila indiana, questo a testimoniare ancora una volta la forte andatura. Ci stiamo portando nelle fasi calde della corsa, siamo ormai a circa 20 km dalla conclusione. Stanno per iniziare quindi le varie difficoltà altimetriche che presenta questo percorso con il Gran Premio della Montagna a Monte Comprati. Noi intanto con la moto stiamo risalendo nella testa della corsa. Questa è la coda del gruppo che come vedete perde pian piano unità, l'andatura è molto sostenuta in questa fase. Noi adesso andremo a risalire per controllare la situazione in testa, gruppo che come vedete si è allungato notevolmente. Questi atleti stanno faticando non poco a tenere il ritmo di coloro che sono in testa. Intanto Simone Coratti sta seguendo la corsa per verificare il corretto svolgimento della manifestazione organizzata dal team Coratti. Noi con la moto ripresa ci stiamo portando proprio nelle posizioni alte di classifica, nella testa della corsa che sta cambiando la sua fisionomia metro dopo metro. E intanto abbiamo visto un atleta del team Coratti, vale a dire Matteo Prata, che stava cercando di rientrare su questo gruppetto. Si tratta intanto di altri atleti qua che vediamo inquadrati. Al comando abbiamo Gabriele Brega del team Campocavallo, Maurizio Giustino del progetto ciclismo sorrentino, Bruno Aslani dell'Unione Ciclistica Foligno e Tito Treglia del team Franco Ballerini. Attenzione perché adesso praticamente è rientrato Prata, quindi sono 5 gli uomini al comando, seguiti a breve distanza comunque dalla testa del gruppo. E qui ovviamente si va in salita, si va nelle fasi calde della corsa con una situazione che continua a rimescolarsi, continua a cambiare. Vedete adesso un drappello di una decina di unità sta guidando la gara, siamo ormai nelle battute calde della corsa. Vedete adesso gli uomini del team Campocavallo, quelli del team Franco Ballerini, ancora quelli del team Coratti nelle prime posizioni e poi un drappello che insegue ad appena 18 secondi dagli uomini al comando. Questa è la situazione quando con la corsa stiamo salendo verso il Gran Premio della Montagna. È già iniziata la fase in leggera salita e sarà sempre più impegnativa. Intanto noi ci portiamo sulla testa, troviamo in fuga il campione regionale umbro Bruno Aslani dell'Unione Ciclistica Foligno, insieme a lui Matteo Prata del team Coratti GM Europa Ovini. Questi i due uomini che stanno guidando la corsa
bella l'azione di Prata e di Aslani in testa, vedete hanno guadagnato qualcosa nei confronti dei più immediati inseguitori. Stiamo vivendo il momento decisivo della corsa. In testa Bruno Aslani, il campione regionale umbro dell'Unione Ciclistica Foligno, insieme a lui Matteo Prata del team Coratti GM Europa Ovini, la società che organizza questa terza edizione del Memorial, Francesco Coratti, Enzo Santaroni, terzo trofeo barra scacco. Intanto Simone Coratti incita il proprio atleta in questa fase, infatti sta raschiando tutte le energie possibili. Prata, che adesso sembra un po' in difficoltà, insiste infatti nella propria azione, perché davanti Bruno Aslani ha guadagnato qualche metro, si alza sui pedali Prata per cercare di ricucire nei confronti di Aslani dell'Unione Ciclistica Foligno. Adesso pochi metri di svantaggio per Prata nei confronti del campione regionale umbro. La strada qui diventa un po' più agevole, quindi la possibilità per il ragazzo del team Coratti di rientrare, ma attenzione perché dietro sta rientrando con una bella azione Lorenzo Quartucci della Gubbio Ciclismo Mocaiana, è lui che si porta intanto su Prata, quindi due gli uomini all'inseguimento di Aslani, e questo può essere un bel treno anche per Prata, perché Quartucci sta viaggiando molto forte, ormai ha messo nel mirino anche Aslani, quindi l'opportunità per Prata di rientrare sulla testa della corsa grazie alla spinta, alle energie fresche di Lorenzo Quartucci della Gubbio Ciclismo Mocaiana, che adesso ha messo nel mirino Bruno Aslani. Intanto seguiti anche dal cambio ruota, i tre uomini al comando che si stanno per ricompattare. Questo significa un vantaggio che sta salendo nei confronti dei più immediati inseguitori. Non è ancora riuscito a ricucire lo strappo Quartucci, anche se sembra avere le energie per farlo, nei confronti di Aslani che si trova ancora in testa e che comunque insiste nella propria azione. Quando ci avviciniamo sempre di più al Gran Premio della Montagna, ancora quindi con le immagini, Aslani in testa, quindi Quartucci e Prata a pochi metri che stanno per ricucire nei confronti del portacolori dell'Unione Ciclistica Foligno, campione regionale umbro, che adesso viene raggiunto dal corregionale Lorenzo Quartucci e dal portacolori della formazione di casa Matteo Prata. Quindi tre uomini al comando, cerca di rimanere agganciato con i denti, con tutte le energie. Matteo Prata del team Coratti vuole regalare un bel risultato al presidente Simone Coratti, ma attenzione allo scatto secco e deciso di Lorenzo Quartucci, che proprio in vista del Gran Premio della Montagna scatta con decisione. Era riuscito ad entrare davanti nei confronti dei due uomini che adesso lo stanno inseguendo e aveva già dimostrato un'ottima condizione. Ormai siamo in vista del Gran Premio della Montagna con Quartucci che va a conquistarlo, poco più indietro gli altri due che nel tratto in discesa vanno a riportarsi sul corridore della Gubbio Ciclismo Mocaiana. Quindi si va a formare nuovamente il terzetto composto da Bruno Aslani dell'Unione Ciclistica Foligno, lo riconoscete con la casacca di campione regionale umbro, casacca bianca e verde, e poi abbiamo anche Lorenzo Quartucci, che invece è il corridore che sta facendo l'andatura adesso, con la casacca giallo-rossa-blu della Gubbio Ciclismo Mocaiana assieme a loro, ed è la maglia giallo-nera classica del team Coratti GM Europa Vini. Questi i 5 uomini al comando quando ci avviciniamo sempre più agli ultimi 10 km di corsa. Quartucci allenta il freno della ruota posteriore, si prepara verosimilmente ad uno sprint. L'atleta della Gubbio Ciclismo Mocaiana, adesso Aslani a fare l'andatura, casacca di campione regionale umbro e insegne dell'Unione Ciclistica Foligno. Seconda ruota adesso per Matteo Prata del team Coratti GM Europa Ovini. Qui la strada, come vedete, tende leggermente a scendere, ci stiamo portando ormai nelle fasi conclusive di corsa, siamo praticamente negli ultimi 5 km di gara con questo terzetto che sta verosimilmente andando a giocarsi il successo finale qui sul traguardo
posto di fronte alla carrozzeria Coratti. Ci troviamo sulla via Casilina, nella periferia sud-est della città di Roma, della capitale d'Italia, che accoglie ancora una volta per il terzo anno il Memorial Francesco Coratti ed Enzo Santaroni, terzo trofeo barra scacco, una manifestazione brillantemente organizzata dal team Coratti, del presidente Simone Coratti, che anche quest'anno ci ha tenuto ad avere alcuni tra i migliori juniores in campo nazionale qui sul traguardo. Intanto vedete che il pubblico sta attendendo l'epilogo, scatta con decisione Matteo Prata del team Coratti GM Europa Vini, guadagna qualche metro, ma su di lui il primo a riportarsi è Bruno Aslani dell'Unione Ciclistica Foligno. Terza ruota adesso per Lorenzo Quartucci della Gubbio Ciclismo Mocaiana. Aslani un po' in difficoltà adesso, o forse pretattica quella del corridore dell'Unione Ciclistica Foligno, che ha lasciato che fosse Quartucci a chiudere questo gap. Ci prova nuovamente Prata, che ovviamente si sente presumibilmente battuto in caso di arrivo allo sprint, e quindi sta provando la soluzione solitaria. Adesso abbiamo Quartucci in testa quando siamo ormai all'ultimo chilometro di corsa. Stiamo ormai entrando nella borgata Finocchio con il DRC Tagiso Sacucci, che dà le ultime raccomandazioni al suo corridore. Ormai siamo in fase di studio per questa volata 3 che verosimilmente andrà a decidere la terza edizione del Memorial Francesco Coratti Santaroni, terzo trofeo bascacco. Attenzione a questo allungo deciso a 700 metri dalla conclusione di Quartucci, che mette un po' in difficoltà gli avversari ed insiste adesso. Vediamo Prata, sta adesso soffrendo non poco il corridore del team Coratti, che adesso non riesce a tenere le ruote dei due avversari. Perde qualche metro Matteo Prata del team Coratti sotto la spinta di un inesauribile Lorenzo Quartucci, che sembra essere colui con le energie migliori. Ma guardate la caparbietà di Matteo Prata, che rientra e prosegue nella propria azione. Vuole a tutti i modi regalare un bel risultato al presidente Simone Coratti. Siamo a 500 metri dalla conclusione, raggiunto Prata, che aveva provato l'allungo una volta rientrato sui due al comando, ancora in tre quindi a giocarsi l'epilogo. È fase di studio questa, 450 metri alla conclusione, Quartucci in prima posizione, Aslani in terza, Prata invece in seconda, Prata invece in terza. Stiamo per entrare in rettilineo di arrivo, Quartucci è in testa, siamo ormai ai 300 metri, controlla ancora il corridore della Gubbio Ciclismo Mocaiana, sta per partire la volata, la strada tende leggermente a salire, eccoci dalle telecamere fisse, Quartucci ancora in prima ruota, parte lungo Prata, che però è decisamente a corto di energie, invece prende la volata in testa Lorenzo Quartucci della Gubbio Ciclismo Mocaiana, che si volta a controllare la posizione di Aslani. Niente da fare per tutti gli altri, la vittoria va a Lorenzo Quartucci della Gubbio Ciclismo Mocaiana davanti a Bruno Aslani dell'Unione Ciclistica Foligno. Terzo è un bravissimo e caparbio inesauribile Matteo Prata del team Coratti GM Europa Vini. Arriva anche Matteo Alesiani della Stipa Fonte Collina in quarta posizione, quindi quinto è Luigi Acampola della Vini Fantini Nippo, quindi Francesco Pirro, Nicolò Pencedano, Mauro Giustino, Yuri Passa e Francesco Giordano, questi primi 10 classificati della terza edizione del Memorial Francesco Coratti Santaroni, terzo trofeo barra scacco che ha visto la vittoria, lo vediamo anche nel replay, di Lorenzo Quartucci della Gubbio Ciclismo Mocaiana. Sull'ultima salita a un chilometro dal GPM sono rientrato a Aslani e Prata, mi sembra, che andavano su molto forte, sono riuscito a vincere il Gran Premio della Montagna, siamo scesi, siamo andati d'accordo su tutto il falso piano, diciamo, fino all'arrivo, poi a 100 metri ho lanciato la volata davanti e sono riuscito a vincere. Una stagione straordinaria per te. Sì, sta uscendo adesso via il meglio di me, visto che siamo partiti un po' male a inizio stagione, adesso ci stiamo togliendo qualche sassolino dalla scarpa. Una dedica per questa bella vittoria? La dedica sicuramente va ai compagni di squadra, soprattutto all'allenatore che crede molto in me e ai miei genitori. Down to feel like you in for sure.
Matteo, sicuramente un terzo posto che brucia un po', diciamo che te la sei giocata fino all'ultimo metro. Sì, in salita siamo scollinati in tre, però sapevo che Quarturci era il più veloce. Ci ho provato all'ultimo chilometro, comunque prima della volata, ma non sono riuscito a staccarli. Doveva andare meglio, però ormai è fatta. Simone, sicuramente c'è un po' di rammarico per quel terzo posto, ma oggi il team Coratti ha dato il massimo sia come squadra sia come livello organizzativo. No, ma sì, dai, a livello di gara tutto sommato siamo andati bene. Matteo ha fatto una gran gara e tutto sommato purtroppo lo spunto veloce non l'aveva. Per il resto è andato tutto benissimo e abbiamo fatto un'organizzazione perfetta. Anzi, pensavo, sai, dai, siamo sulla casilina, perciò a Roma è sempre un po' un casino, però tutto sommato abbiamo lavorato bene con i ragazzi con le moto e sono veramente contento. Qui innanzitutto oggi si ricordano Francesco Coratti ed Ezio Santarone. Sì, erano i miei due nonni e sì, vabbè, memoria per loro e li ringrazio tantissimo.